Rivolgendosi ai giudici, Cicerone afferma: «Quecum ita sint, iudices, stando così le cose, giudici, quis neget, chi potrebbe negare, archiam civem romanum iure esse, che archia è di diritto un cittadino romano?» Neget è la terza persona del congiuntivo presente di nego negare. È un congiuntivo indipendente che ricorre in una frase interrogativa diretta. Esso non esprime in questo caso né un desiderio, né una concessione, né tantomeno un ordine. Non è dunque un congiuntivo volitivo. È un congiuntivo eventuale perché chi parla si interroga sull'eventualità che si verifichi una determinata circostanza. Più precisamente, chi parla si interroga sulla possibilità che un fatto potrebbe accadere. Nonostante le prove fin qui presentate, i giudici potrebbero negare che Archia è di diritto un cittadino romano. Abbiamo reso il congiuntivo neget con il condizionale presente del verbo potere, seguito dall'infinito. Chi potrebbe negare? Ma avremmo potuto usare anche il condizionale presente. Chi negherebbe? Per indicare la possibilità nel presente, in latino si usa anche il congiuntivo perfetto, come in quest'altra scena tratta dal video Cicerone difende il poeta Archia. Annegaveritis, oppure potreste negare, Eraclea Archiam esse tum ascriptum, che Archia allora sia stato registrato ad Eraclea? Negaveritis è il congiuntivo perfetto di nego negare. La traduzione è analoga: potreste negare oppure neghereste. Quando si parla di un fatto che sarebbe potuto accadere nel passato, si ricorre invece all'imperfetto congiuntivo, come in quest'altro esempio tratto da una lettera che Cicerone scrive ad Attico nel 44 a.C. A proposito dell'ascesa politica del giovane Ottaviano e del sostegno popolare di cui sembra godere, egli scrive: «Puero municipia mire favent». I municipi dimostrano in modo meraviglioso il loro favore al fanciullo, cioè ad Ottaviano. «Hoc tu putares?» «L'avresti creduto?» oppure «avresti potuto crederlo?» «Putares» è il congiuntivo imperfetto da «puto putare». L'abbiamo tradotto con un condizionale passato. Ricapitolando, il congiuntivo indipendente potenziale indica un fatto che potrebbe o sarebbe potuto accadere. È negato da non. Per indicare una possibilità nel presente si usano il congiuntivo presente o perfetto. Per esprimere una possibilità nel passato si usa l'imperfetto congiuntivo. Il congiuntivo potenziale ha solitamente un soggetto indeterminato, un pronome interrogativo o indefinito, come quis, alla terza persona, oppure un tu generico alla seconda persona singolare, che si può rendere in italiano con il si passivante. Il congiuntivo indipendente potenziale si traduce con il condizionale del verbo potere seguito dall'infinito del verbo, che in latino è al congiuntivo, oppure semplicemente con il condizionale.